Alberto Vendere e Alice Gaggi si aggiudicano la nona edizione della Colmen Trail. Il team Valtellina ha portato anche in questa edizione dal meteo incerto 320 atleti ai nastri di partenza. I due atleti del team Brooks Italia non solo hanno vinto il primo trail della provincia di Sondrio, ma hanno letteralmente polverizzato i precedenti primati della gara. L'atleta trentino Alberto Vendere è tornato a Morbegno per la seconda volta con i favori dei pronostici. Subito davanti a dettare i tempi, ha corso a tutta i 19,7 km, 1280 metri di dislivello positivo della gara, ma non è stato il solo. I primi cinque al traguardo sono stati sotto il precedente record. Sono contento perché sono venuto qua a Morbegno in cerca di buone sensazioni e cercavo un buon risultato facendo una buona gara. Il percorso era più lungo dell'anno scorso, un sali e scendi in più e quindi molto allenante e ancora più impegnativo dell'anno passato. Mi sono riconfermato e questo mi fa molto piacere. Mi sono sentito bene, ho preso un po' di margine sulla seconda salita e poi andando al Colmen ho tenuto un buon ritmo, ho guadagnato ancora qualche secondo e poi mi sono un po' goduto la discesa senza mai mollare il ritmo, tenendo una buona falcata, e arrivando qua in mezzo a questo pubblico sono contento, e quindi grazie al team Valtellina, grazie a Morbegno. Per me Morbegno è un po' un posto magico, perché tra Colmen, Trofeo Vanoni raccolgo sempre bei risultati e mi trovo veramente bene. Sulla finish line della colonia fluviale, alle spalle di Vender, si è piazzato secondo l'intramontabile campione eritreo Simu Keka, davanti al brianzolo del Pero. Al femminile, l'iridata di corsa in montagna Alice Gaggi si conferma per la quarta volta regina della Colmen. Correre qui alla Colmen è sempre una grande emozione. È la gara di casa, e oggi c'era davvero un tifo super, che mi ha fatto venire la pelle d'oca in tantissimi punti, e sicuramente mi ha dato la carica per spingere sempre di più. Sono partita bella attiva, ma conoscendo il percorso non ho forzato del tutto, perché sapevo che le salite si alternano alle discese e poi è sempre difficile tenere lo stesso ritmo. Sono stata abbastanza attenta nelle discese più tecniche e ho cercato di spingere un po' di più nelle salite, nei tratti corribili, ed è andata davvero bene oggi. Al termine di una prova tutta in rimonta, seconda si è piazzata la sondriese Denise Scherini, mentre sul gradino più basso del podio è salita la lecchese Elisa Pallini.